Vado. Beh, oggi è stata sicuramente una grandissima giornata perché per la prima volta in Italia siamo riusciti ad aprire, dopo 6 mesi di pressione a Prefettura e Comune, un centro di accoglienza straordinaria. I centri di accoglienza straordinaria sono luoghi sigillati in cui è impossibile entrare, sono luoghi dove spesso vengono completamente violati qualsiasi tipo di diritto che i migranti dovrebbero disporre, ma che nessuno può denunciare proprio per il fatto che non sono accessibili al pubblico né da giornalisti né da solidali. Oggi, oltre all'apertura del centro, si è tenuta anche una grossa assemblea, un'assemblea pubblica, un'assemblea cittadina, dove migranti dalle diverse parti della città sono venuti per parlare del decreto Minniti, dei trattati internazionali tra Italia Libia, Italia e Mali, e costruire qualcosa che vada ad arginare, vada ad opporsi a queste nuove leggi che non faranno altro che peggiorare le condizioni e limitare i diritti. E oggi quindi è una giornata importante perché è un precedente storico che anche nel resto d'Italia potrà essere utilizzato per chiedere un'apertura maggiore di questi centri e per questo penso che sia uno dei periodi più importanti di questa, cioè una delle giornate più importanti di questo periodo a Milano. Grazie.